Quaderni dell'Alpago vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Fra le molte opportunità che la Conca dell'Alpago offre ai suoi visitatori, vi è anche quella di percorrere sentieri turistici in grado di garantire l'accessibilità a tutti grazie al progetto transfrontaliero Interreg Italia-Austria denominato GATE, il cui partner principale è stata la Fondazione Dolomiti UNESCO. Nonostante le difficoltà operative determinate dalla pandemia, nel giugno del 2021 è stato inaugurato in località Carota, sulle pendici del Monte Dolada, il Sentiero della Sensibilità. Un percorso di 24 km che si sviluppa lungo la pedemontana alta dell'Alpago e che insiste su tutti e tre i comuni della Conca, Tambre, Chies d'Alpago e Alpago. Partner locale che ha curato questa azione del progetto, il CAI Alpago. Cerchiamo di saperne di più direttamente dalla voce di alcuni dei protagonisti del progetto GATE. È un progetto che ha visto come partner del progetto, oltre la Fondazione Dolomiti UNESCO come partner il CAI Alpago, anche il Comune di Sant'Orso, la Cooperativa Sociale Independent, il Centro di Ricerca di Salisburgo e l'Università di Innsbruck. Quindi attraverso l'uso delle nuove tecnologie lo scopo del progetto GATE è quello di rendere il turismo sempre più inclusivo, consentendo ad un sempre maggior numero di persone di poter godere della natura, immergersi nella natura e al di là di quelli che sono gli ostacoli ambientali, fisici e anche linguistici da un certo punto di vista. Quindi si è partiti dallo studio delle buone pratiche, già presenti in tutto il mondo, e da un confronto con gli stakeholder. Da questi primi studi e confronti sono nati diversi documenti, tra cui le linee guida del progetto GATE, le linee guida che sono rimaste un documento aperto per tutta la durata del progetto, nel senso che volevamo capire se dal progetto potevano crescere anche le linee guida, quindi è un documento assolutamente completo che raccoglie tutti quanti i risultati finali del progetto, quello che ci ha dato il progetto. Sensibilità e territorio. Questo è stato fatto grazie a una web app e il tracciamento di un percorso di 24 km che presentasse particolari caratteristiche e allo stesso tempo, senza dimenticare uno dei scopi fondamentali della nostra associazione, ovvero quello di trasmettere, di tutelare e proteggere il territorio montano. Tutto questo per fare in modo che chiunque desiderasse camminare nell'Alpago potesse avere anche informazioni della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Parallelamente a questo lavoro, ovviamente coordinandosi anche con gli enti preposti, è stato fatto la tracciatura del sentiero. La tracciatura ovviamente ha richiesto tempo e un grande sforzo da parte dei nostri soci dediti alla manutenzione dei sentieri. Sono stati piantati dei pali, è stata applicata la segnaletica verticale che oggi andremo anche a vedere. È un progetto nato appunto con l'intento dell'inclusività, inclusività rivolta soprattutto alle persone ipovedenti. Diciamo che il gruppo del CAI Alpago ha lavorato tantissimo perché questo percorso venisse appunto realizzato, e facendo ricerche storiche anche di percorso, da anche ricerche geologiche, cioè in tutte, toccando parecchi campi, da quello principale naturalistico, dove potevamo dare la possibilità alle persone appunto ipovedenti e anche altre persone che hanno degli handicap, perché questo percorso non è dedicato solo alle persone ipovedenti ma bensì a tutte le persone che hanno problemi di inclusività. Alcuni tratti di questo percorso sono dedicati anche appunto alle persone che devono usare mezzi diversi per poter andare e percorrere zone come queste. Il sentiero della sensibilità ha goduto anche del plauso dell'Associazione Retina Veneto per la lotta alle distrofie retiniche ereditarie, che a distanza di un anno dall'inaugurazione del sentiero ha avuto modo di far percorrere ad alcuni soci il tratto che va da Casera Degnona a Casera Crosetta, accompagnati dai volontari del CAI Alpago.
È stata una giornata eccezionale, una giornata di esperienza bellissima, grazie al CAI di Alpago che ci ha permesso di, in questo sentiero, di verificare, diciamo così, tutte quante le, oltre che il percorso accessibile per noi disabili non vedenti, anche la natura stessa dell'ambiente, che è molto molto importante, con le istruzioni delle guide che altrettanto sono importanti, che ci hanno accompagnato in questa giornata. Sono venuto altre volte, quest'anno è già la terza esperienza che abbiamo in queste zone dell'Alpago e del Cadore, e quindi è un programma che noi abbiamo fatto come associazione Retina Veneto APS per far sì di dare la possibilità a queste persone come me, non vedenti e ipovedenti, di far sì di camminare in mezzo a questi percorsi della sensibilità. È un'esperienza, non è una semplice escursione, no? Queste esperienze con, oggi con i non vedenti, ma in altre occasioni con le persone in carrozzina, sono esperienze, sono accompagnamenti, sono esperienze diverse, no? Cioè, si comprende, cioè si va a descrivere il paesaggio, si va a descrivere, come diceva Gabriella, gli odori, i profumi, le piante che si vedono, e questo è un valore aggiunto sia per l'accompagnamento e sia per l'attività che ha tutta la sezione che è al pago, no? Cioè, non è solo il mostrare i bei paesaggi delle montagne dell'Alpago, ma è anche trasmettere quello che si vede. Non tutti vedevano il lago di Santa Croce da Casera d'Egnona o da Casera Croseta, ma trasmetterlo dà quel valore aggiunto un po' all'attività di accompagnatore CAI o comunque accompagnatore di una sezione che è al pago. Mettermi alla prova è sempre un bel traguardo, e nelle ultime due uscite che ho fatto ho sempre trovato di fianco a me delle splendide persone. La volta scorsa c'erano i carabinieri forestali, questa volta avevo Gabriella che mi controllava la mia velocità, perché io ovviamente, da brava agonista, parto sparata, però poi mi brucio subito perché non ce la faccio. Invece lei con molta calma mi ha portato ad avere il passo giusto per salire. Poi è stato bello sentire i racconti, insomma, dei pezzi del sentiero che stavamo facendo. Sì, qui è la seconda esperienza che faccio, ero venuta l'anno scorso a Pieve di Alpago, nell'altro pezzettino, e sempre molto bello perché quando, cioè, per chi non vede passeggiare, sì, per carità, senti la natura, senti che sei in un bel posto, magari come me vedi comunque un po' quello che ti circonda, ma magari non vedo tutto e non riesco a apprezzare, perché c'è stato un punto dove mi hanno detto: vedi che c'è il lago di Santa Croce, guarda che bene che si vede, ma io non lo vedevo, ovviamente era troppo distante. Però sapere che c'è qualcuno che ti descrive quello che è accanto a te, è una cosa molto, è una cosa molto bella, quindi benvengano queste uscite per noi, insomma, molto, molto importanti. E poi, come ho detto prima, ci mettiamo alla prova anche fisicamente, perché noi comunque di fatto siamo persone che, almeno io ancora lavoro, quindi di giorno sono seduta per tante ore in una scrivania in un ufficio, e quindi queste uscite ti fanno bene alla salute.